c'è del pedo su Telegram, una quantità anche abbastanza elevata, viene gestito, sì, e allora perché non altri tipi di contenuto di questo e di altro? Parliamo ora, parlando dei gruppi pedofili su Telegram e delle statistiche che lo riguardano. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, parlando ieri sera con un po' di amici mi sono accorto che molti di questi non conoscono, molti di questi che sono anche abbastanza fanatici della piattaforma di Durov, Telegram, non conoscono uno dei canali che io seguo da un po' di tempo. Il nome del canale è in realtà Stop Child Abuse, lo trovate direttamente, un canale ufficiale come vedete, e racconta delle statistiche. Ogni giorno, 365 giorni all'anno, racconta quanti gruppi e canali relativi a pedopornografia e abuso di bambini vengono rimossi dalla piattaforma. Se vi chiedete, se pensate che questa cosa sia marginale, se pensate che siano pochi, beh, ricredetevi. Nella media, ogni giorno, negli ultimi 2-3 anni in cui io guardo la piattaforma, sono rimossi tra i 6 e i 700 gruppi. 6 o 700 gruppi devoti a molestie o pedopornografia. Il totale mensile viene dato a fine di ogni mese, trovate direttamente i dati lì, ne ho selezionati alcuni. A fine di settembre, il totale, fine settembre 2021, a fine settembre erano stati rimossi 21.500 canali, a fine di agosto venivano rimossi 20.821 canali di pedopornografia, a fine di luglio venivano anche lì rimossi 20.877 gruppi. Trovate ancora una volta il gruppo cercando Stop Child Abuse. Questo ci lascia un paio di riflessioni. La prima è che sì, Telegram è una piattaforma che viene attivamente utilizzata non solo per pedopornografia, cioè, pardon, non solo per revenge porn, di cui parliamo spesso anche con l'associazione Permesso Negato, ma anche per la rimozione dei contenuti pedopornografici. Ma lascia anche un altro interrogativo. La gestione della pedopornografia è fatta, cioè i gruppi vengono rimossi, ne abbiamo qui l'esempio lampante, e le segnalazioni vengono gestite, analizzate dal team. La stessa cosa che non succede, ad esempio, per il revenge porn. Abbiamo centinaia di gruppi segnalati che non vengono in alcun modo gestiti, nonostante alcuni di questi, peraltro, contengano anche materiale pedopornografico. Il che dovrebbe farci riflettere semplicemente sul modello di gestione del rischio di Telegram. Telegram non è una piattaforma sicura e, diciamo, resistente alla censura. Semplicemente cerca di stiracchiare il più possibile i limiti del suo intervento. Quando le cose si fanno serie, quando si parla di pedopornografia, quando si parla di attacchi politici, di violenza, abbiamo visto che la piattaforma cede. E cede perché? Beh, per il motivo più sciocco del mondo. Perché le piattaforme che la ospitano, normalmente gli store di Apple e gli store di Google, minacciano di rimuoverla se non gestirà questo tipo di segnalazioni. Ed è esattamente il caso di Stop Child Abuse. Questo canale inizia a nascere dopo che l'applicazione di Telegram, qualche anno fa, viene rimossa dagli store perché Apple non tollera più la loro inerzia nell'andare a gestire questo tipo di segnalazioni. È una pratica consolidata. Le varie piattaforme rispondono quando in persone abbastanza grandi, abbastanza potenti da poter far cambiare opinione, decidono di dire che così non va più bene. La stessa cosa è successa durante l'apocalypse a YouTube, ma è successa a Facebook, succede un po' con tutti. La leva non è la legalità, la leva non è nemmeno la libertà di parola, la leva sono le semplici regole del mercato che normano come un'azienda o meno possa sopravvivere. E fa un po' triste, dal mio punto di vista, vedere due cose. La prima è che le segnalazioni finiscono nel vuoto, adducendo futili motivi, quando in realtà, come abbiamo visto più volte in questo video,
esiste la possibilità di intervenire anche in maniera abbastanza sostanziosa. Centinaia di gruppi al giorno sono una mole di lavoro non indifferente, significa anche una divisione dedicata a questa cosa. E dall'altra parte, come l'utente della strada, l'utente poco colto dei problemi della rete, continui a pensare a Telegram come questo paradiso del tutto libero della libertà di parola, dove semplicemente la libertà di parola è una come tante altre tecniche di marketing. Quando il marketing inizia, o le regole del mercato iniziano a darti contro, beh, stranamente diventano tutti censori. O almeno così la penso io. Voi cosa ne pensate? Raccontatemelo qui sotto. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Se volete c'è anche un canale Telegram, perché diventa difficile censurarlo visti gli argomenti che vengono trattati, e una newsletter se invece avete bisogno di lavoro nella vita di tutti i giorni. Faccio proprio quello, mi occupo dell'intersezione tra tecnologia e società. Trovate tutti i link invece nella parte a sinistra. Come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.